È arrivato il momento di incontrare l'ultima ospite di questa sera. Questo viaggio alla scoperta di Sant'Ignazio finisce in un certo senso da dove era cominciato, con le immagini di quelle donne che ho incontrato nel carcere di Lecce e con le quali ho parlato di libertà. Le avete viste lavorare queste donne in un laboratorio di sartoria. Questo lavoro è per loro una salvezza, una seconda opportunità all'interno del mondo del carcere. Il merito di tutto questo è di una donna meravigliosa, con una bellissima storia, Luciana Delle Donne. Ciao Luciana, ben arrivata. Grazie. Allora, abbiamo visto che Sant'Ignazio nell'ultima parte della sua vita è stato un po' manager anche. Infatti, ho notato. La sua vicenda è una storia un po' di cambiamento interiore prima e poi di innovazione sociale per gli altri fino a oggi, cogliamo ancora questi frutti che ci ha lasciato. Anche la tua storia è un po' così. Partiamo però dal primo capitolo di questa storia. Mi racconti chi eri più o meno 15 anni fa? Beh, una manager in carriera, tanti soldi, tanti benefits che sono gli aiuti, una bella casa in via Fiorichiari, per dire, in pieno centro a Milano, e viaggi in aereo per ogni weekend per tornare giù a casa. Comodità, tantissime. Eri ai vertici di un'azienda? Sì, ho lavorato in banca per 22 anni, ho realizzato il primo modello di banca virtuale online. E poi che cosa è successo però? Poi in questa gabbia dorata non mi sentivo più a mio agio, nel senso che non riuscivo a continuare nell'innovare, perché i modelli anche bancari in quegli anni avevano bolle speculative, crisi, quindi erano crisi economiche ma anche crisi di valori. A quel punto io mi sono sentita una disadattata, perché ho sempre lavorato con soddisfazione, ho sempre portato risultati importanti nelle aziende dove ho lavorato, però non li sentivo più. Ti mancava più. Un pezzo. Mi mancava un pezzo di vita e di contatto con le persone. E che cosa hai fatto quindi? E ho mollato tutto all'improvviso, nonostante ci fossero anche altre proposte interessanti, però dovevo scegliere se continuare a viaggiare, a lavorare per, tra virgolette, il profitto, o tornare a casa e occuparmi di qualche altra cosa, perché sentivo il bisogno di essere d'aiuto, perlomeno le mie caratteristiche, le mie competenze le volevo mettere a disposizione di quei soggetti che io definisco invisibili, di quelle persone che hanno bisogno di un aiuto per ricostruire la propria vita. E ci sei riuscita, perché hai stravolto tutto, però tenendo sempre come punto fermo l'innovazione, la creatività in qualche modo. Sì, nel 2007, come Sant'Ignazio. Esatto, per questo l'abbiamo chiamato. Nel 2007... Nel 2007 nasce questa impresa sociale Made in Carcere, che io ho conosciuto appunto venendo nel carcere a Lecce. Ti salutano. Grazie, salutare tanto da parte mia. Questa impresa sociale con le detenute del carcere, con cui realizzi con dei materiali di scarto, anche questa è una particolarità interessante, realizzi delle borse, degli accessori. Perché le detenute? Perché il carcere? Io pensavo, prima di occuparmi dei bambini, perché adoro i bambini, però non sono riuscita purtroppo ad avere figli, però ho pensato, se aiuto le mamme di questi bambini, indirettamente do una mano anche ai figli dei detenuti, spezzando la catena del destino, che chi è figlio di un detenuto deve commettere per forza un reato. Io ho visto che questa cosa tu l'hai fatta, e parlando con loro veniva fuori proprio questo. Loro ti vedono un po' come un angelo. Io ho avuto questa sensazione molto tangibile, che tu veramente gli salvi la vita a queste persone. Le ricicliamo le vite, sì. Così come riciclate le I stoffe, tessuti. Esatto. Ma appunto tu hai rinunciato a tutto, cosa ti torna indietro da loro? Sono altri valori, una ricchezza interiore che non conoscevo, ed è un'attenzione verso l'essere umano che è diverso da come la vivevo prima. Io sono sempre stata particolarmente altruista, attenta, però in questa fase, in questa mia seconda vita, ho scelto, mi sento a mio agio dando
Perché secondo me la nuova frontiera della ricchezza è dare e darsi, per offrire un momento di gioia, ma anche una ricostruzione della propria dignità, perché un essere umano che ha commesso un reato ha diritto ad una seconda chance. Posso farti un'ultima domanda? Che senso dai tu alla tua vita? Non c'è più. Non c'è più la mia vita, c'è la vita degli altri, nel senso che io faccio volontariato da quasi 10 anni e ho scelto di vivere con semplicità, e il senso della vita è una continua sfida, perché io non ho più paura di niente, nel senso che so che in qualsiasi momento io dovessi avere bisogno d'aiuto c'è qualcuno che ci pensa. Io non sono più sola ed esisto per essere d'aiuto agli altri, ma soprattutto per dare a loro gli strumenti, e quando ho bisogno prendo il mio crocifisso e chiedo aiuto. La mattina dopo succede tutto. Adesso un applauso te lo faccio io.